Calma piatta in casa Teramo, in attesa di chiudere, almeno dal punto di vista economico, una stagione, quella appena conclusa, che segnerà ancora un pesante meno nella casella del bilancio. In questi giorni Campitelli, ma non solo, è al lavoro per capire se ci siano margini per eventuali ingressi in società. Nei giorni scorsi infatti è tornato in auge il nome di Gilberto Candeloro, che avrebbe, condizionale d'obbligo, manifestato un interesse tangibile certificato dalla visita di venerdì scorso proprio nel capoluogo aprutino. Impossibile dire se la cosa avrà un seguito concreto, anche perché già nei mesi scorsi si è parlato di una eventuale cessione di una parte minoritaria delle quote di Campitelli e Cimini, senza che poi però seguisse nulla di concreto. Ma se questa è una fase non proprio caldissima di calciomercato, potrebbe esserlo per le trattative societarie. Per quanto riguarda il campo invece, di conseguenza è ancora tutto congelato, anche gli incontri con i giocatori sotto contratto, a partire dai senatori della Rosa, che vorrebbero sedersi al tavolo con la società per valutare quanto il Teramo, ponendo per ipotesi che non ci sarà alcun passaggio di quote, punti ancora su di loro. E se così non dovesse essere, analizzare anche le proposte che sono o potrebbero arrivare, specie per Caidi Amadio, che allo stato attuale sembrano i due sacrificabili. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Sandro Federico è stato spettatore delle finali primavera. Il diavolo sa che in primis dovrà tenere l'attenzione alta sui giovani, anche delle big. Di ritorno stilerà una relazione che dovrà poi essere sottoposta alla società prima di iniziare a parlare con le squadre titolari dei cartellini per eventuali arrivi che dovranno trovare l'ovvio avallo dell'allenatore Giovanni Zichella. Ma questo è un panorama che potrebbe cambiare presto, perché i contatti, seppur sotto traccia, continuano per allargare la base societaria. Campitelli è interessato a non rimanere l'unico a capo del Teramo, dunque l'unico esposto finanziariamente ad affrontare un torneo dispendioso come quello di terza serie. La visita a Teramo di Candeloro è un indizio, ma non ancora una prova, del fatto che sarà lui ad entrare. Novità potrebbero esserci nei prossimi giorni. Se fossero novità deflagranti, potrebbero rivoluzionare completamente l'estate del diavolo.